Mio è un progetto finanziato dal PSR della Regione Emilia-Romagna. Il capofila di questo progetto è Abu Fruita e assieme a lui nel partenariato sono coinvolte diverse strutture di ricerca scientifiche e private, pubbliche e private, tra cui ad esempio l'Università di Modena e Reggio, che con la professoressa Maestello ha la referenza scientifica del progetto, ma anche l'Università di Bologna, Astra, il Centro Cultura Ambiente, Agrites, il Consorzio Agrario di Ravenna, diverse aziende agricole e CRPV che ha un ruolo chiaramente nel coordinamento generale del progetto, oltre a Dinamica che invece ha una funzione per la formazione del personale agricolo della Regione Emilia-Romagna. Nell'ambito del progetto Alibio, il centro, il cuore, l'obiettivo generale è inerente la promozione della lotta biologica alla cimice asiatica. Questo attraverso l'insediamento e la diffusione di quelli che sono gli antagonisti, in particolar modo dei parassitoidi. In questo progetto noi vogliamo vedere i livelli di controllo biologico della cimice asiatica dovuti alla presenza sia dei parassitoidi, diciamo così, indigeni, comunque autoctoni, ma anche quelli che in qualche modo sono stati introdotti. Ricordiamo appunto l'operazione, il programma nazionale di controllo biologico alla cimice asiatica utilizzando la Vespa Samurai, cioè appunto il Trisulcus japonicus. Quindi da questo punto di vista si tratta di andare a fare dei rilievi di ovature depositate naturalmente appunto dalle cimici, guardando in particolare, andando a raccogliere queste ovature da vari siti disposti appunto in varie parti della regione. Queste ovature vengono raccolte appunto dai partecipanti al progetto e vengono quindi portate tutte quante presso il laboratorio di entomologia dell'Università di Modena e Reggio Emilia si attende che cosa fuoriesce da queste ovature, se siano appunto le cimici oppure i parassitoidi. Nel caso fuoriescano i parassitoidi, questi vengono identificati a livello di specie, quindi guarderemo se si tratta di Anastatus bifasciatus, che comunque è uno di quelli, continua a essere uno di quelli più presenti, oppure invece gli scelionidi come il Trisulcus japonicus o anche il Trisulcus mitsukuri, che sono appunto le due specie asiatiche che hanno delle popolazioni avventizie in Italia e anche appunto in Emilia-Romagna, però come sappiamo il Trisulcus japonicus è anche proprio stato quello che è stato oggetto dei lanci. D'altra parte vogliamo anche proprio, considerando dove sono appunto queste ovature, facciamo anche proprio una indagine agroecologica, cioè capire se ci sono dei contesti nella quale appunto i parassitoidi risultino essere diciamo così favoriti o meno, quindi andando a vedere anche proprio il contesto agroecologico, quindi i rilievi botanici e proprio insomma tutto l'insieme delle cose, che cosa appunto può differire questo sempre nei vari siti della regione. Dall'attività condotta nel 2020 abbiamo potuto appurare che nei nostri ambienti c'è già una significativa presenza di parassitoidi, in parte autoctoni, in parte non autoctoni, ma che comunque stanno dando un buon contributo nella parassitizzazione delle uova di cimice. Mi riferisco quindi all'Anastatus bifasciatus e al Trisulcus mitsukuri, che appunto è stato ritrovato con una certa frequenza soprattutto in aree boschive oppure in colture molto attrattive per la cimice come la paulonia, nelle quali non c'è praticamente pressione di insetticidi di sintesi perché non si fanno trattamenti sulla cimice. E quindi già questo è un risultato molto incoraggiante, che fa ben sperare per un contenimento nel medio-lungo periodo del fitofono. Poi, nelle indagini fatte presso i siti in cui sono stati effettuati i lanci della Vespa Samurai nel 2020, anche qui abbiamo visto che l'attecchimento dell'insetto del parassitoide si è verificato, perché abbiamo ritrovato appunto uova parassitizzate di cimice da Trisulcus japonicus in un periodo successivo ai lanci, diciamo nella generazione successiva a quella di lancio. Quindi questo vuol dire che l'insetto si sta insediando nei nostri ambienti. Quest'anno abbiamo iniziato da poco l'attività di monitoraggio e, lavorando su siti dove il lancio del parassitoide è stato fatto nel 2020 ma non nel 2021, ci sembra di aver visto già appunto nei primi campionamenti un'importante percentuale di ovature di cimici parassitizzate appunto da
da questi menotteri parassiti.